Dolcinicorni, guardate cosa ho tra le mani! Finalmente è arrivato un altro spacchettamento dedicato alle loro surprise pets. Questa qui è una patatina e non vedo l'ora di trovarla. Stiamo parlando ovviamente della serie 3 e io già li amo, ho visto tutta la checklist e non vedo l'ora di continuare la mia collezione. Quindi mi raccomando, lasciate tantissimi like se volete altri video spacchettamenti dedicati alle LOL, che siano Lil, che siano le confetti pop, che siano le pets. Ok, io direi di iniziare subito perché sono curiosissima di vedere quale sarà la mia seconda LOL pets. Ok, inizio subito dalla prima cerniera. Ah, è una cosa molto importante, attivate la campanellina così da ricevere subito tutti i miei aggiornamenti. Raga! No, aspetta. È dorata? No, aspetta. Allora, questa qui la leviamo, ciao. Ok, apriamo. No, stai calma, Corinne, non puoi già agitarti così a inizio video. Ma no, non ci. Oddio, è dorata! Allora, calma, giriamo l'indizio. L'indizio dice che ho trovato questo indizio Play It Cool ed è praticamente un controller e poi il ghiaccio. Mamma, lo poso qui, l'indizio, lo poso qui, Corinne, stai calma. Ok, vado ad aprire la seconda cerniera. Allora, oddio, sì, è dorata, non ci posso credere, non ci posso credere. È la mia seconda LOL pets. Io con le pets, ragazzi, non lo so, sono fortunata. Sono fortuna. Oh mio Dio! Ok, Corinne, basta. Allora, qui c'è il solito bigliettino dove ci sono tutti gli stickers, dove dice che la nostra pets può cambiare colore o sputare, fare la cosa misteriosa, fare la pipì oppure piangere. E questo qui lo vado a posare qui. Ok, vado a togliere l'ultima cerniera che ci permetterà di aprire finalmente la ball. Quindi apriamo, ma sì, leviamo tutto e apriamola così. Ok, leviamo anche questo qui che non serve a nulla. Ed eccola qui la bolle che è dorata e sono contentissima. Ok, apriamo la bolle. Sì, è tutto dorantoso, hashtag dorantoso. E guardate che carino l'interno, tutto dorato con le zampettine, anche l'effetto trapuntato. E questo qui tipo effetto Vimini, troppo belle le bolle delle pets, io le adoro. Questa la leviamo, leviamo anche il portaball e la catenina che poi sembra tipo un collare, troppo bello. Ok, la checklist, questa qui la leviamo, la checklist è qui e la leviamo. Ok, la vediamo dopo. E qui ci sono tutti i vari accessori, quindi tutte le bustine. Ok, wow. Qui ci sono tutte le bustine. Da cosa inizio? Non lo so, da cosa inizio? Allora, inizio da questo qui che è il biberon, mi sa proprio di sì. Quindi vado ad aprire la bustina e sono veramente super mega contenta. Di che colore sarà? È argentato, è bianco e argentato ed è al solito tipo la confezione del latte super morbida e mi piace tantissimo. Guardate quanti glitter, ci sono tantissimi glitter e lo poggio qui. Poi, ok, questa qui è la palettina. La palettina di che colore sarà? Sono curiosissima, vediamo. E la palettina è rosa! È rosa ed è un gattino, quindi abbiamo trovato un gattino. Bellissimo, ok. Qua cosa ci sarà? Oh, no, vabbè, allora ho capito di chi si tratta, perché sono gigantesche. Quindi andiamo a prendere questi qua. Guardate di glitter, sono due parorecchi super mega glitterati. Che carino! No, vabbè, non ci posso credere. È super mega glitterosa. Ok, la posiamo qui. E questa qui invece è la sabbietta, io ormai la chiamo la sabbia cinetica perché comunque è sabbia cinetica, ho fatto anche tantissimi slime dedicati alla sabbia delle LOL Pets. Ok, leviamo la carta, vediamo di che colore è perché sarà glitterata. Oh, è bellissima, è tutta fucsia glitterata, tutta dorata, con tantissimi glitter dorati, stupenda. Questa la poggio qui, anche perché poi andremo a vedere cosa troviamo all'interno della sabbia, quindi gli altri accessori. Ok, è arrivato il momento di aprire la nostra nuova LOL Pets rara ed eccola qui. Sì, lei è tutta rosa. No, ma è vellutata.
Oh mamma, ciao! Che... No, vabbè, ma è stupenda! Ma guardate di glitter, anche tantissimi glitter negli occhi, quindi poi la dobbiamo anche andare a pulire. Ma è stupenda, cioè è bellissima, ragazzi, è vellutata. Ha tutto il pelo vellutato, non ci credo, è stupenda. È bellissima, oddio, sono contentissima. Allora, questa la posiamo qui. Ma guardate di glitter, glitter ovunque. Ok, vado subito a prendere la checklist e vediamo chi abbiamo trovato. Ovviamente lei è rara, fa parte del club dei glitterati e abbiamo trovato Kitty Kitty ed è stupenda. E lei può fare solo una cosa, ovvero sputare. Ma che carina, che pucciosa, è bellissima, non ci posso credere. Anche Pup B è troppo pucciosa e questa volta abbiamo trovato Kitty Kitty. Sono super, mega contenta. Ok, allora prima di andare a vedere come la nostra Kitty Kitty sputa, dobbiamo andare a vedere cosa troviamo qui dentro, quindi dentro la sabbia cinetica. Ok, come avete visto ho trovato tutte le scarpine che adesso andrò a pulire. Come lo pulisco io le scarpine? Le pulisco sempre con lo stuzzicadenti per togliere tutta la sabbia all'interno, perché molti di voi me l'hanno chiesto. Guardate che belle le scarpe, sono super glitterate con questa zeppetta ed sono pucciosissime. Ok, adesso vado a pulire le scarpe e andiamo anche a scoprire insieme come la nostra Kitty Kitty sputa. Già dato da bere alla piccola Kitty Kitty, perché non voglio bagnarla tutta oggi perché ha tutto il pelo tutto così intessuto e non voglio rovinarla. Ok, vado a metterla così, vediamo se la nostra Kitty Kitty sputa. Eh sì, ma lei sputa tantissimo, ma che carina, sono contentissima di averla trovata. Ed eccola qui la piccola Kitty Kitty, tutta vestita con le sue scarpette che sono bellissime, fashion, alla moda. L'unica cosa, guardare il paio orecchi, cioè è enorme rispetto alla sua testolina, quindi non ci tiene affatto bene. Guardate, se lo metto così, se lo metto così risulta abbastanza largo, quindi penso che o lo andrò un pochettino a stringere in qualche modo o non so, perché non ci sta assolutamente. Però vabbè, intanto questo qui lo leviamo, tanto mi interessa lei che è super mega bella, è glitterata, questa coda tutta glitterata, è un bijou, è veramente perfetta in tutto. Allora adesso è arrivato il momento di mettere lo sticker, che io questa volta invece ne andrò a mettere due, perché la scorsa volta quando ho trovato la mia prima pezza che era Papsta non ho messo lo sticker, lo andrò a mettere adesso. E come potete notare nella nuova checklist della serie 3 completa delle pezze, tutte le altre hanno scritto catnap, che erano praticamente le classiche napping anche delle LOL, solo che così non posso andare a mettere i vari stickers che ho trovato precedentemente, quindi adesso poi troverò una soluzione. Allora andiamo a mettere subito i due stickers. Vado a mettere intanto quello là della piccola Kitty Kitty, quindi la nostra dolcezza, la nostra bambolina, lei sputa con tutta la sua grazia, lei sputa. Ok, vediamo di attaccarlo bene. Oh, piano, mettiamolo qui. Ok, e questo è fatto. E poi devo andare a mettere insieme a voi anche a Papsta, e lei cambiava colore, bellissima. Non so se vi siete persi il video, se ve lo siete persi andatevelo subito a vedere dopo questo video, perché Papsta è stupenda. Ok, eccola qui, Papsta cambia colore. Ok, abbiamo messo i due stickers, quello lì di Kitty Kitty lei sputa e poi c'è Papsta che lei cambia colore. Sono super mega ultra contenta di aver trovato la mia prima pets rara e sono anche contentissima che sia Kitty Kitty. Che dire, le adoro. Fatemi sapere giù nei commenti se l'avete trovata e se avete trovato anche Pup B, perché non vedo l'ora di trovare anche lei, anche perché lei cambia colore e diventa un'ape bellissima. Ma comunque, niente, se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere con un like, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video, attivate sempre la campanellina mi raccomando e seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!